Cacurri Felici, allenatore in seconda della formazione Reggio Mediterranea. Stavolta è andata meglio, la Reggio Mediterranea è arrivata con la chiara intenzione di fare bottino pieno al Mauro Simone al termine di una partita giocata a viso aperto con 3 calci di rigore, di cui 2 concessi e 1 realizzato. Avevamo necessità di tornare alla vittoria perché avevamo fatto un periodo un poco bruttino con un punto in 3 partite. Venire a giocare qua a Melito non è mai facile perché i ragazzi del Borgo Crecani, così come quelli della Melitese, ci mettono l'anima dal primo all'ultimo minuto e quindi è sempre un campo difficile. Sono contento perché i ragazzi hanno risposto bene a questo periodo, come dicevo prima, critico, e quindi ci rimettiamo in corsa per cercare di tenere le posizioni. Hanno aggredito gli spazi, aggredite gli spazi, dicevano i mister, perché lo spazio nel gioco del calcio è importantissimo, anzi è tutto, quindi la difesa, il centrocampo, l'attacco, le fasce laterali, la mediana, i calci d'angolo, le punizioni, le rimesse, insomma lo spazio è sempre al centro. E abbiamo fatto belle trame di gioco oggi rispetto all'altra volta quando abbiamo giocato con la Melitese. I ragazzi sono espressi bene, abbiamo avuto qualche occasione per chiudere la partita, abbiamo sbagliato un calcio di rigore. Sono veramente soddisfatto della prestazione, poi è ovvio che a livello giovanile un episodio può portare la partita dalla propria parte, così come sbagliare un calcio di rigore magari manda un po' in confusione mentale i ragazzi, che a questa età è facile che accusino il colpo, però fortunatamente abbiamo portato in porto la vittoria. Una squadra che ha giocato con carattere e personalità, disinvoltura, sicurezza, senza timori riverenziali in una fossa dei leoni come il Saverio Spinella di Melito Porto Salvo. Sì, infatti qua è sempre difficile giocare anche per la tifoseria calda, tra virgolette, che segue con passione i ragazzi di casa, però abbiamo fatto bene, non ci siamo fatti intimorire nel senso del furore agonistico, per carità, però i ragazzi, torno a ripetere, sono espressi bene in campo, hanno tenuto sempre il pallino del gioco, non hanno mai rischiato niente, anche se davanti avevamo una squadra ostica con un attaccante che è entrato nel secondo tempo, Binna, che tutti conoscono e che quindi abbiamo cercato di mantenere lontano dalla porta il più possibile, non rischiando praticamente niente a mio parere. Reggio Mediterranea seconda in classifica nel campionato di eccellenza regionale calabrese, che sta andando bene anche nel campionato cosiddetto Under 19 Calabria. È un'annata proficua per la nostra società, stiamo lottando, come ha detto lei, in eccellenza per cercare di fare il salto di categoria. Siamo secondi con un buon distacco sulla terza, cercheremo fino alla fine di arrivare alla corazzata Corigliano, che sicuramente ha un organico e ha speso molto più della nostra società. Comunque stiamo facendo ottimi risultati con mister Rianni e tutti i ragazzi della prima squadra, tra l'altro ci sono pure i nostri ragazzi della Juniores che oggi erano pure assenti perché è giusto salvaguardare anche tipo le esigenze della prima squadra, perché poi la squadra Juniores deve essere da serbatoio per la prima squadra, quindi cerchiamo di compensare le esigenze prima della squadra d'eccellenza e poi dei ragazzi, che devo ringraziare dal primo all'ultimo perché si sacrificano certe volte in allenamento anche in 10, perché fortunatamente molti ragazzi sono con la prima squadra e quindi tipo abbiamo anche delle difficoltà che durante la partita poi magari ne risentiamo, come oggi per esempio che eravamo in 14, perché tra assenze forzate, tra ragazzi che sono stabili in prima squadra e stanno facendo bene, quindi ci diamo da fare con il materiale che abbiamo. Non è giusto gufare, ma aficionados, campesinos e peones sperano in una buccia di banana. Nel calcio non si sa mai, noi siamo scivolati banalmente perché abbiamo perso qua con la Melitese, lei ha visto la partita, una partita che magari abbiamo preso un po' sotto gamba, ora siamo al secondo posto, fino alla fine c'è speranza, certo è difficile perché il Bocale è una bella squadra, però noi non lasceremo nulla di intentato, cercando fino alla fine di superarli. Certo noi possiamo fare il massimo, però se il Bocale non scivola è difficile superarli. Prossimo turno? Prossimo turno giochiamo con l'Avillese in casa.
che oggi mi dicono che abbia perso 3-2 con il Bocale, quindi noi cerchiamo di fare più punti possibili per mantenere il secondo posto, e se poi, come ha detto lei, il Bocale dovesse scivolare, siamo pronti lì ad approfittarne. Bocale, ma anche Corigliano. Il Corigliano è la prima squadra, un poco dicevo prima, c'ha 5 punti, quindi speriamo di fare qualche punto, che loro facciano qualche passo falso, anche se è difficile perché effettivamente sono stati costruiti per vincere, però noi non molliamo e sono sicuro che la prima squadra, anche lei fino all'ultimo, starà attaccata al passo della prima della classe. Uno dei migliori campionati degli ultimi tempi. Sì, l'eccellenza tipo quest'anno. Dire la verità, qualche squadra non è come negli anni precedenti, però devo dire che Corigliano e Reggio Mediterranea stanno tenendo il passo delle grandi da tanto tempo, quasi all'inizio del campionato, e quindi tipo meritano i posti che hanno. Speriamo noi di non fare neanche i playoff, dando un distacco alla terza, che è attualmente la Rossanese, in modo da poter gioire alla fine e fare solo i playoff, diciamo, nazionali per poter passare. La seconda squadra della città di Reggio Calabria, magari con una Serie D alle porte. Speriamo, perché devo dire la verità, la dirigenza se lo merita per tutto quello che ha fatto in questi anni, il presidente Bruno Leo, il presidente Cloro, il direttore Casciano, ma tutti i dirigenti sono sempre sacrificati e devo dire che dopo tanti anni stanno avendo le soddisfazioni che meritano, sia negli anni precedenti dove hanno consolidato la permanenza in eccellenza, sia quest'anno dove sono scesi sul mercato, diciamo, alla grande per costruire una vera realtà reggina, e se lo meritano veramente perché hanno passione, hanno competenza e sono sempre al fianco dei giocatori, degli allenatori, sono sempre presenti al campo sia nella prima squadra che sia nella juniores, sia una dirigenza che veramente merita il massimo, e diventare la seconda squadra di Reggio sarebbe veramente il massimo. Giuseppe Battaglia, autore dell'unica rete di questa sera che ha consentito alla Reggio Mediterranea di incassare l'intera posta in palio, il risultato avrebbe potuto essere incrementato con altri due calci di rigore, di cui uno concesso, che però Battaglia si è fatto ipnotizzare, è così? Sì, contento per il primo gol, peccato per il secondo rigore, è stato bravo anche il portiere, è stata una partita combattuta fino alla fine ed è una vittoria che ci serve dopo una serie di sconfitte purtroppo a noi fatte. Comunque avete giocato nella fossa dei leoni con carattere e personalità, senza andare in bambola, senza perdere la bussola. Sì, abbiamo tenuto fino alla fine, è stata veramente una partita combattuta, soprattutto da loro, perché non hanno mollato in nessun caso e hanno tenuto la partita fino alla fine. Ma non solo avete segnato una rete, avete sfiorato anche diverse altre reti. Sì, abbiamo sfiorato diverse reti. Sull'1-0, peccato nel primo tempo perché c'era anche un rigore a favore nostro che l'arbitro non l'ha visto, però contento per i 3 punti. Arrembanti assalti da parte della formazione di casa, che non è riuscita a segnare quel golletto, ma non c'è nulla da rimproverarsi sul piano dell'impegno, della scherma, della lotta a oltranza per tutti i 90 minuti. Ciccio Napoli. Allora, abbiamo fatto i complimenti ai ragazzi per l'impegno, per come hanno giocato la partita, come l'hanno interpretata. Meritavano sicuramente un pareggio con una squadra prestigiosa come Reggio Mediterranea. Diciamo che se anche il risultato non è venuto, c'è una prestazione che mi ha immortalato, che sicuramente fa sperare bene questo gruppo di ragazzi per la società. Prossimo turno. Allora, intanto dobbiamo pensare a sabato, quindi tutti gli sportivi meritesi sono pregati di venire al campo sabato. Perché va in onda? Va in onda a Borgo Grecanico San Roberto. Adesso dobbiamo pensare esclusivamente alla salvezza, dopodiché penseremo a tutto il resto. Comunque martedì andiamo a giocare a Galli con un'altra bella partita, auguriamo di fare un'altra prestazione uguale e magari di portare pure della... sarebbe un risultato abbastanza prestigioso. Perché comunque i playoff ancora sono tutti da giocare. Sì, vabbè. E da decidere. Allora, intanto non ci illudiamo con i playoff, cioè noi stiamo lavorando per portare avanti questo gruppo. Ci stiamo, penso, riuscendo, perché oggi una maggior parte dei ragazzi stanno
quasi tutti giocando in prima squadra, sono nel giro della prima squadra, quindi quello che era il progetto iniziale, il programma iniziale, lo porteremo sicuramente a compimento. Se poi riusciamo a ottenere un quarto posto, un quinto posto, sicuramente sarà una posizione abbastanza onorata. Non è sempre comodo e utile parlare delle individualità, ma oggi abbiamo visto un Bertone veramente stratosferico, o abbiamo visto un'altra partita? Allora, io questo ragazzo l'ho visto da circa un mese. Per quanto mi riguarda, se dovrei esprimere il mio giudizio, il mio parere, per l'età che ha, che è un 2001, per il fisico che ha, per la volontà e per la qualità a livello sportivo, sicuramente a chi di dovere, a chi di competenza, gli addetti ai lavori, sicuramente sarà un giovane da seguire e di prospettive. Lui, come anche è giusto nominare Pippo Mangio, il nostro capitano, che secondo me, mi auguro per lui che un altro anno possa andare in altre categorie, ma in altre, qua in prima categoria, promozione, ma pure eccellenza, secondo me è un po' sprecato. Le parliamo da interregionale in su. Capitano, vieni qua, dove vai? Tirato per la giacchetta Pippo Mangiola, che l'anno scorso ha giocato nel Bocale, nel campionato di eccellenza regionale calabrese, quest'anno in prestito al Borgo Grecanico, ma le prospettive sono buone, rose. Sì, speriamo che le prospettive per il prossimo anno siano buone, ovviamente sia per me che per la squadra a Borgo Grecanico. Oggi hai avuto di fronte una squadra del campionato di eccellenza regionale calabrese, come la Reggio Mediterranea. Sì, la Reggio Mediterranea praticamente da un paio di anni che ha sia la prima squadra molto forte, che ambisce sempre per i primi posti d'eccellenza, e anche ovviamente l'Under, che è molto molto forte e ambisce anche lui a sempre i primi posti dell'Under. Ci sono degli emissari un po' nascosti sulle gradinate degli stadi dove passa Mangiola, sono tutti alla ricerca del colpo gobbo di mercato. Speriamo, non lo so, vedremo col tempo. L'importante è tenere la testa fredda sulle spalle. Sempre testa sulle spalle e andare avanti. Lupus in fabula, Eugenio Bertone, classe 2002, mi correggo. Uno degli elementi più appetibili del mercato, ma lui rimane con i piedi per terra qui a Merito Portosalvo, nel Borgo Grecanico, alla corte di mister Antonio Cormaci. Sì, questa è la squadra che mi ha fatto crescere. Quando sono arrivato qua non è che ero tutta sta bravura, però grazie al mister sono cresciuto e di questo gli sono riconoscente, e quindi per adesso preferisco restare qui, che è come casa mia. Oggi hai disputato un grande match, ma la dea bendata non è stata dalla tua parte. Il calcio è fatto di episodi. Oggi sono stato sfortunato, soprattutto nell'ultimo episodio davanti alla porta. Però che ci dobbiamo fare? Antonio Cormaci. Che dire, abbiamo affrontato una delle squadre più forti del campionato. L'abbiamo tenuto testa, abbiamo sbagliato qualche gol. Loro hanno, secondo me, sbloccato la partita con un rigore inesistente. Sul secondo, molto dubbio. Noi potevamo protestare su un altro calcio di rigore, però alla fine i ragazzi hanno dato tutti, sono stati bravi. Oggi mi sento di applaudirli, anche perché al cospetto di una delle squadre più forti della Juniores. Noi abbiamo fatto questo campionato per farli crescere, e questo è il nostro intento, e penso che stiamo cercando di far maturare più persone possibili per dare più giocatori possibili alla prima squadra, per far crescere la nostra società, per far crescere il calcio melitese anche in categorie magari superiori. Ora vediamo come finirà questo campionato nostro, e poi vediamo come gettare le basi per il futuro, sia loro che il nostro.
sabato tutti allo stadio. Sì, sabato affrontiamo la forte San Roberto Fiumara, all'andata abbiamo perso, quindi è una partita che noi dobbiamo cercare di vincere anche per fare prima possibile punti salvezza e poi per cercare di ambire a qualcos'altro. Quindi io chiedo già da oggi ai nostri giocatori una prova di grande maturità, anche perché ci sono tutte le condizioni per fare bene, quindi dobbiamo cercare di portare più persone al campo e cercare di portare più persone che tifano per noi. In attesa di due recuperi di due grandi giocatori, intendiamo parlare di Danilo Romeo e di Ivan Jelo. Sì, abbiamo anche Natale Annò, che è un 2000, che oggi ha iniziato ad allenarsi dopo un calvario di un anno e qualcosa per un infortunio al ginocchio, quindi oggi ha fatto il suo primo allenamento prima della partita delle Juniores. È un ragazzo che noi abbiamo sempre considerato della prima squadra, anche l'anno scorso, anche 2 anni fa, quindi ha già giocato in seconda parecchie partite, quindi ci può dare una mano d'aiuto in questo rush finale. Per Danilo ancora ci vuole ancora un pochettino e Jelo ora dovrebbe piano piano riaggregarsi al gruppo, è fermo dalla partita col Pellaro e quindi purtroppo in un'annata queste cose capitano. Noi abbiamo avuto fino ad oggi pochissimi, anzi zero infortuni muscolari, però molti infortuni, perché a livello osseo, a livello di colpi, a livello proprio perché magari durante le partite siamo poco tutelati, ci vanno qualche fallo di troppo e poi è normale. Abbiamo pure Obin che non è in ottime condizioni, anche Pippo Mangiola che oggi gli ho chiesto di fare il sacrificio di giocare questa partita, non era al 100% e nemmeno Obin, avete visto che lui di solito quei gol li fa, è entrato per darci una mano, non c'è riuscito al 100%, speriamo ce l'hai nel modo giusto sabato.